Domenica 28 aprile, quinta domenica di Pasqua. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Oltre a un'incredibile voglia di dormire, il mese di aprile porta con sé la maturazione delle prime fragole. Il rosso acceso, la succosità e la loro freschezza le rendono tra i frutti più desiderati da grandi e piccini. Se proviamo ad immaginare l'attesa dell'agricoltore che da mesi cura le piante, aspettando che diano frutto, e la soddisfazione di poter assaggiare la prima fragola dell'anno, possiamo capire l'immagine che ci offre il Vangelo di oggi. Gesù ci presenta il Padre con la figura dell'agricoltore e se stesso come la pianta che riceve tutte le cure di cui ha bisogno, per parlare dell'amore che riceve da Dio. Ma il brano di oggi ci vuole far percepire l'amore che ha anche verso di noi, tanto che ci ha innestati nella sua pianta più bella. Non è sempre facile per noi restare in Lui, ma oggi Gesù ci vuole insegnare che non dobbiamo fare tanto. È Dio che fa tutta la fatica per noi, è Gesù che ci dà la linfa che ci mantiene vivi e vicini a Lui. A noi spetta soltanto di avere la pazienza di restare fedeli a Gesù e dare frutto. Quel frutto che desideriamo tanto noi quanto il Padre. Ed io ho la perseveranza di rimanere in Gesù e la pazienza di dare frutto o faccio fatica? Scorri verso l'alto nella schermata di riproduzione dell'episodio su Spotify e condividi il tuo pensiero. Buona domenica! Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.